Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre temi che affrontiamo in questo nostro incontro. Parliamo del piano cave, l'informativa della Giunta sulle prossime varianti. E poi si parla di trasporti, più che altro per l'arcipelago toscano, verso il bando per affidamento ai servizi di collegamento e una grande festa a Prato, da chiostro a chiostro. E passiamo subito al primo argomento. L'assessore regionale Stefano Baccelli ha tenuto due informative a conclusione della seduta di martedì 25 giugno relative al piano regionale cave che hanno impegnato il Consiglio regionale in un prolungato confronto. Alla fine della discussione è stata approvata all'unanimità un ordine del giorno presentato da Italia Viva, una risoluzione del Partito Democratico approvata con voti favorevoli della maggioranza dei 5 Stelle, una risoluzione dei Fratelli d'Italia che è stata approvata con 24 voti favorevoli. Ascoltiamo di cosa si tratta dopo il lungo dibattito. La nostra posizione è una posizione favorevole perché si tratta di una proposta che non è una variante al piano cave, ma è una variante attuativa di un dispositivo del piano cave, piano che assieme alla legge 35 sono stati ritenuti comunque un passo in avanti significativo anche verso la sostenibilità di questa attività che è appunto impattante sicuramente ma anche necessaria. Noi abbiamo presentato una risoluzione collegata dove chiediamo alla Giunta di procedere però alla concertazione con le associazioni, con le categorie, prima di fare l'attribuzione puntuale di questo 5% che, ripeto, non va a modificare i perimetri delle cave, non prevede apertura di nuove cave, altrimenti non sarebbe una variante semplificata ma sarebbe stata una variante sostanziale. Poi abbiamo anche chiesto che non si faccia questa attribuzione al materiale lapido e quindi non si incida sulle cave del marmo, perché per quello che ci risulta l'esigenza di aumento dimensionale e di utilizzo dei materiali è soprattutto legato alla esigenza dei materiali industriali, quindi le ghiaie, i GS, cioè tutti quei materiali che sono necessari e saranno necessari per fare soprattutto anche lavori pubblici legati al PNRR e che sono stati molto richiesti anche dalla ripresa dell'edilizia che era legata ai bonus che purtroppo ora sono invece stati accantonati. Piano cave è un atto importante, l'aggiornamento dello stesso per noi è dirimente, è importante, siamo convinti che l'attività edilizia in Toscana, l'attività delle infrastrutture, l'attività delle opere pubbliche meriti e necessiti un aggiornamento di un piano che già all'epoca noi avevamo contrastato in termini politici perché ritenevamo che i riferimenti presi come punto di partenza della quantitativi dei materiali da poter scavare fosse un punto di riferimento errato. Come tale si può adeguare, si può migliorare, si può fare qualcosa di più. Chiediamo che nel farlo questo avvenga con un atto che abbiamo depositato coinvolgendo le associazioni di categoria. Noi dobbiamo coinvolgere sempre gli enti intermedi per fare in modo che ogni scelta che faccia la Regione Toscana su questi livelli venga sempre condivisa con il mondo del lavoro e delle categorie. Il piano cave va rivisto non soltanto nelle quantità ma anche nella qualità, cioè nelle sue valutazioni, nella sua conoscibilità del territorio. Per quanto riguarda l'idea di ampliare del 5% la possibilità di escavo del totale, si tratta quasi di 9 milioni di metri cubi, noi non siamo pregiudizialmente contrari ma abbiamo richiesto con un apposito atto di indirizzo approvato dal Consiglio che ci sia la più ampia partecipazione possibile e quindi il coinvolgimento delle associazioni di categoria attraverso i tavoli di concertazione, delle associazioni ambientaliste comunque rappresentative del territorio insieme agli enti locali per la ricaduta diretta che questo comparto ha naturalmente sul paesaggio e sull'ambiente in modo particolare delle Apuane ma non solo e infine il coinvolgimento del Consiglio regionale attraverso le commissioni competenti seconda e quarta per un'istruttoria ancora più approfondita della modifica del piano che ricordiamo è un piano molto complesso, è stato approvato nel 2019 e modificato nel 2020 e che necessita anche di una valutazione ambientale strategica proprio per l'impatto che ha sul territorio.
Noi abbiamo fatto presente in aula che il piano cave dovrebbe distinguere le cave dove si estraggono materiali di pregio come il marmo dalle altre cave dove si estraggono materiali per la costruzione evidentemente di bassissimo pregio, soprattutto perché il materiale che viene estratto dalle cave delle Alpi Apuane negli ultimi 30 anni è aumentato a dismisura, praticamente corrispondente al materiale estratto nei 2000 anni precedenti, grazie al progresso tecnologico che vede anche impiegato una netta diminuzione di personale, tant'è che oggi ammontano circa 600 addetti sulle Alpi Apuane. Questo vuol dire che lo sviluppo industriale di questo settore non è certo a vantaggio di un territorio, anche perché ricordo che il materiale viene esportato direttamente grezzo e non più lavorato nei dintorni di dove viene estratto, quindi a nostro avviso non è certo a beneficio delle comunità locali. Innanzitutto dovremmo anche capire come la Giunta intende esplicare questa estrazione sostenibile, perché l'estrazione sostenibile a nostro avviso non esiste, soprattutto nel materiale lapideo che evidentemente non ricresce. Quindi c'è una contraddizione in termini che offusca e rende poco chiaro tutto il piano regionale di estrazione. Da parte nostra intanto abbiamo rilevato, anche perché lo abbiamo appreso solo ieri dalla discussione operata da parte dell'assessore Baccelli, negli atti non vi era, che nel frattempo è intervenuta anche la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del TAR respingendo il ricorso della Regione Toscana e quindi confermando che le competenze per quanto riguarda la definizione degli atti a giacimenti o giacimenti potenziali è alla Regione Toscana e non può essere rilasciata ai comuni. E questo è un elemento che per noi è importante perché apre la possibilità non tanto all'utilizzo dello strumento della variante, ma probabilmente alla necessità di rivedere ampiamente in modo generale il piano cave, perché probabilmente il tema che ha riguardato questa specificità delle due situazioni di Livorno è molto probabilmente largamente più ampia. In secondo luogo, per quanto riguarda l'incremento del 5% dell'attività produttiva, fermo restando l'approccio positivo che sicuramente la Lega ha nei confronti delle filiere produttive, nei confronti dei riscontri in termini economici e di posti di lavoro che certamente queste attività garantiscono, abbiamo però messo in evidenza come sia importante valorizzare il tema della partecipazione e il tema delle audizioni, perché da quello che abbiamo visto le situazioni di incremento potrebbero riguardare situazioni limitate e quindi vorremmo capire se c'è un interesse generalizzato, in quali limiti o se tale non fosse, anche alla luce di quello che abbiamo proposto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, e cioè di rivedere il piano regionale delle cave. Affidamento tramite bando del servizio di collegamento tra la terraferma e le isole toscane. Nella comunicazione all'Aula l'assessore regionale Stefano Baccelli ha illustrato i vari passaggi in merito alla predisposizione del bando per l'affidamento del servizio di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'arcipelago toscano iniziato nel 2022. Per l'assessore si presenta una situazione disomogenea tra le varie linee e per la regione toscana c'è la necessità di garantire proprio la maggiore offerta e il mantenimento dei servizi e la massima tutela dei lavoratori interessati. Il bando deve essere assolutamente unico, lo aveva detto anche l'assessore all'ultima interrogazione che avevo presentato, che ci sarebbe stato un lotto unico, però si parla di un non finanziamento di una tratta perché si garantisce commercialmente che è quella Portoferraio-Piombino. Questo chiaramente noi non lo possiamo accettare. Poi è chiaro che in mezzo al contratto di servizio e al bando ci sono tantissime altre
necessità che abbiamo rilevato e quindi carenze che devono essere riportate in una dimensione per cui i cittadini dell'arcipelago toscano non siano ancora una volta penalizzati e considerati cittadini di serie B. Una proposta, l'ultima, che io credo abbia anche un valore commerciale e possa essere quella, visto che stiamo parlando di Toscana regionale marittima, che tutti i residenti della Toscana possono avere la possibilità di avere un biglietto residenti, visto che soprattutto questo vale per la bassa stagione. Insomma, si possono trovare delle soluzioni che poi devono guardare per esempio anche al mondo commerciale del trasporto merci, ma soprattutto io credo che i residenti debbano essere garantiti, che non ci debba essere un pensiero da parte della Giunta di voler risparmiare su questo tipo di servizio, che è un servizio, ripetiamo, di continuità territoriale, che deve appunto garantire la possibilità ai residenti di poter muoversi e vivere in particolare per motivi di salute, per motivi di studio, per motivi di lavoro, con pari dignità rispetto ai cittadini della terraferma. Abbiamo introdotto sostanzialmente due questioni. La prima, il tema della gestione della tratta Campiglia-Piombino. Da valutare l'ipotesi dell'inserimento nel bando per una gestione anche della tratta ferroviaria da parte dell'eventuale vincitore della gara per il trasporto marittimo, questo con due obiettivi: il primo, di efficientare le coincidenze sull'asse tirrenico rotaia-rotaia, e quello fronte mare sul porto fra navi e treno, e dall'altro quello di favorire e di incentivare l'utilizzo del treno e quindi e più in generale della mobilità dolce, delle biciclette a bordo, eccetera. Il secondo tema è quello della modernizzazione della flotta in termini ecologici, per essere coerenti con gli investimenti che l'autorità portuale sta compiendo utilizzando le risorse del fondo complementare al PNRR per l'elettrificazione delle banchine. Questo accade a Livorno, a Piombino, a Portoferraio, quindi anche sulle tratte passeggeri sarebbe importante che si contemplasse l'ipotesi di adeguare la flotta per l'utilizzo di queste banchine elettrificate e quindi ricaricare le navi e gli impianti di bordo a motori spenti. Soprattutto a Portoferraio questo è importante perché le banchine sono adiacenti all'abitato. È una linea di indirizzo un po' più rafforzata da parte del Consiglio rispetto all'attività della Giunta. Io in particolar modo mi sono soffermato sul fenomeno del cold air running, che è una cosa veramente preoccupante, ovvero è quel fenomeno per cui i traghetti e le navi, quando ormeggiano in porto per tutta la notte, non potendo fare a meno dell'alimentazione elettrica, rimangono con i motori accesi, chiaramente creando un inquinamento devastante da un punto di vista sia di fumi, ma anche da un punto di vista acustico, che diventa drammatico per coloro che vivono e lavorano nelle prossimità della banchina. Per far questo bisogna elettrificare le banchine e chiedere alle flotte che siano adeguate a poter appunto agganciarsi alle banchine elettrificate. Su questo noi vogliamo che il prossimo gestore del cabotaggio Piombino Isola d'Elba comunque sia inserito all'interno di questo meccanismo, per cui navi, traghetti che siano in grado di allacciarsi alla rete elettrica da terra, anziché trascorrere tutte le notti dell'anno in banchina a Portoferraio con i motori accesi, creando una situazione drammatica per i cittadini che lì lavorano e vivono. Torna il 1° e il 2 luglio da Chiostro a Chiostro il Festival dell'Enogastronomia organizzato da Confesercenti Prato nell'ambito del calendario di Vetrina Toscana della rassegna It Prato. Due serate dedicate al meglio della tradizione culinaria con la degustazione di vini e prodotti tipici e non solo. L'idea di continuare una manifestazione come questa va nella direzione giusta di strutturare un evento che diventi un riconoscimento, e questo fa parte dell'attrazione turistica anche di un territorio, quindi io ho suggerito anche di allargare fuori dai confini di Prato, quindi per questo motivo siamo in regione, ma anche oltre, collaborando con le agenzie di incoming affinché si riesca a vendere dei pacchetti che promuovano Prato attraverso la conoscenza non solo dei prodotti gastronomici ma anche attraverso
attraverso la conoscenza dei luoghi belli nascosti a Prato, quindi qui si scoprono dei chiostri, si scoprono dei tesori nascosti, dei quadri bellissimi, nei luoghi che spesso non sono conosciuti neanche dagli stessi pratesi. Quindi l'idea di aprire la città e di svelare luoghi segreti ma molto belli è secondo me un'attrattiva anche questa per la città. Terza manifestazione da chiostro in chiostro, scoperta del territorio da un punto di vista enogastronomico, ma non solo quello, l'arte. Nel chiostro dello Spirito Santo si potrà ammirare due pale importanti, una di Filippo Lippi e l'altra del Ghirlandaio. Il chiostro di San Domenico potremo degustare i ristoranti della provincia di Prato che proporranno quello che è la storia, la cultura neogastronomica della cucina della provincia di Prato. Sant'Agostino, i quattro famosi pasticceri, tra cui il campione mondiale, presenteranno nuove proposte per quanto riguarda la pasticceria. La filiera corta, i nostri prodotti, la Toscana non è solo terra di arte e di cultura, la Toscana è anche terra di buon cibo, di ottimi vini ed è un modo per far conoscere quanta bontà ci sia nei nostri territori. E questo era anche l'ultimo dei nostri tre argomenti. Vi ricordo per tutte le informazioni e le delucidazioni www.inconsiglio.it. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.